Icarus, in collaborazione con... La leggendaria maratona lungo i ghiacciai valdostani. Al Mezzalama, Icarus segue l'impresa estrema del team Ferrino iLab 3, guidato da Marco Galliano. Matteo Aydallin, Dennis Trento e Manfred Reichhager vincono il trofeo Mezzalama stabilendo il record di 4 ore 1 minuto e 22 secondi. Era il 2009. Sono passati 2 anni da quel traguardo e come da calendario il Monte Rosa torna a disposizione di tutti i fuoriserie della disciplina che si preparano alla partenza della Maratona dei Ghiacciai, 18ª edizione del trofeo Mezzalama. L'ultima edizione è andata bene nel Mezzalama, abbiamo vinto, quindi nulla, dovremmo cercare di difendere il titolo, sappiamo di non essere i favoriti sulla carta, però ce la giocheremo fino in fondo, tranquillo. Mezzalama è una gara che è veramente spaziale, c'è la quota, c'è la montagna, ma anche c'è tutta la storia che è dietro. Poi noi abbiamo fatto un bel allenamento insieme a Plato Rosa, adesso proviamo. È la gara che attira sia i professionisti, diciamo, tra virgolette, sia gli amatori, perché una volta finito il Mezzalama credo che porti una grandissima soddisfazione. La gara simbolo dello sci alpinismo agonistico italiano, il sogno sportivo per antonomasia, trova conferma nei numeri da record. 1100 atleti, 360 cordate da 3 elementi ciascuna, 22 staffette femminili. Icarus punta l'occhio sul suo inviato, alla guida del team Ferrino iLab 3. Ciao amici di Icarus, sono Marco Gagliano e ci conosciamo già per la mia spedizione del 2009 al Cioio con lo snowboard. Oggi sono qui col mio team al Mezzalama, quindi con altri attrezzi, sono qua con gli sci e il mio team è team iLab Ferrino 3 e i miei soci sono Antonello e Molly che sono qua al mio fianco. Mezzalama innanzitutto perché è una gara veramente storica e poi è una gara, l'unica gara che si fa in squadra da 3, quindi è molto bello questo discorso di sciare legati in 3, anche se è molto complicato, e poi perché comunque è l'unica maratona di ghiacciai che può permettersi di correre la maggior parte del percorso sui 4.000 metri. Cosa hanno per te di speciale? C'è un'amicizia che ci lega sicuramente. C'è una stima tra di noi tre, c'è la voglia di fare questa esperienza insieme, di condividere questa salita, di condividere questa gara, di questi momenti, questo momento qua, la voglia di stare insieme. Chi mi conosce bene sa che la fatica è quasi un piacere, si prova in montagna e con gli amici, quindi
penseremo ai momenti belli che si fanno in montagna insieme. Il panorama, se ci accompagnerà, ci aiuterà molto e quindi e sarà bella godersela pian piano. Partiremo alle 5 quando sarà buio e sarà pieno di fiaccole, un vero spettacolo. Ciao! Una sfida complessa, un'impresa di estrema difficoltà sia per gli atleti che per la macchina organizzativa, composta di piloti, volontari, guide e meteorologi, alle prese fino all'ultimo, con i capricci climatici dell'alta quota. È una grande gara il Mezzalama anche per chi fa le previsioni meteorologiche, perché siamo in un ambiente molto particolare, sulla cresta di spartiacqueo del massiccio alpino, proprio sul secondo massiccio delle Alpi, il Monte Rosa. Anche adesso, mentre vi sto parlando, c'è qualche goccia di pioggia sopra di noi per i residui di questa perturbazione, di quest'aria umida da nord-est, ma proprio questa notte ci attendiamo una rimozione totale di questo tipo di aria umida, l'arrivo di aria più asciutta, una piccola rimonta temporanea di un anticiclone non molto solido, ma quanto ci basterà per avere le 5-6 ore di sole nella parte clou della gara, quindi dall'alba fino a circa mezzogiorno, condizioni che dovrebbero essere ottimali per la gara, quindi con cielo sereno, vento debole, temperature attorno agli 0 gradi al mattino alla partenza a Cervinia e sui meno 12 sulla vetta del Castore. Insomma, una gara che dovrebbe corrersi come in tante altre buone edizioni del Mezzalama, dove il meteo non ci ha dato particolare filo da torcere. Vedremo domani mattina se tutto ciò sarà vero. La consegna dei pettorali, i pacchi gara, il briefing e la consapevolezza di essere stati ammessi al test più alto delle Alpi nella versione più selettiva che la storia del trofeo Mezzalama ricordi. Anche il tracciato subisce variazioni. La grande novità di quest'anno è quella del passaggio del naso dell'ISCAM che lo affrontiamo lungo una via totalmente inedita per il Mezzalama, perché storicamente è sempre stato attraversato sul passo del naso, ma le condizioni attuali della montagna non consentono di far transitare questi grandi numeri su questa parete che ormai si presenta completamente ghiacciata su tutta l'altezza, molto verticale, e sulla quale la neve fa molta fatica a fermarsi. Di conseguenza abbiamo scelto un percorso di cresta con degli ancoraggi in roccia sicuri che permettono agli atleti di poter transitare in assoluta sicurezza. Il Mezzalama è la gara è la gara di alpinismo per eccellenza. La mia prima esperienza di Mezzalama, una prima gara così lunga e così dura sui 4000, quindi diciamo che l'importante è finirla e poi punto comunque a finirla in un tempo decoroso. Cos'è il Mezzalama? È fatica, resistenza, ma un grande spettacolo. Il nostro team è formato da 3 donne, da 3 mamme, 3 mamme lavoratrici. Mezzalama è una bella avventura, è una cosa da fare in 3, una cosa per divertirsi, per star bene, per arrivare in fondo e senza farsi male. Un trofeo che in 78 anni di vita ha mantenuto immutato lo spirito sci-avventura dei primi pionieri. Il Mezzalama è la celebrazione dello sci-alpinismo più autentico. Il Mezzalama è una gara che viene organizzata per ricordare Ottorino Mezzalama, che era un grande sci-alpinista che nel 31 viene travolto da una valanga. Così i suoi amici decidono, per ricordarlo, omaggiarlo, di organizzare questa gara. La prima fase avviene negli anni 30, dal 33 al 38, si organizzano le prime edizioni, che poi vengono sospese nel fascismo, nel periodo della guerra. Si riprende in un secondo tempo negli anni 70 fino agli anni 80. Poi per problemi tecnici viene di nuovo fermata l'organizzazione e negli anni 90 rinasce la Fondazione Trofeo Mezzalama, che dal 97 organizza questa gara con cadenza biennale. Dal 99 poi vengono vietati gli sci da fondo e tutt'oggi è una gara per gli sci larghi, sci per gli sci alpinisti.
Sono quasi le 5 e un quarto, quindi siamo già nel parterre, il parterre del Mezzalama, quindi è un'emozione fortissima entrare qua con tutti questi atleti e quindi ci siamo, questa volta non possiamo più tornare indietro. Sono pronto a fare questa edizione con questi miei amici che Antonello e Molly hanno accettato il mio invito e quindi ora ci tocca solo più faticare e partire. La notte è stata molto movimentata, diciamo che ho dormito poco, ho dormito 2 ore e mezza, 3 ore e il resto ripassi mentalmente se hai messo a posto lo zaino, se hai caricato quello, se hai preparato l'altro, la corda e lo ripassi 20-30 volte continuamente. Allora, Antonello è davanti nella fase di salita, poi c'è Molly nella parte centrale e io sono in coda in salita. E poi ci invertiremo nella fase di discesa, io ando davanti e ovviamente Anto dietro, finché saremo legati. Allora, nello zaino abbiamo, oltre a arba, pala e sonda, abbiamo una pantavento, una giacca vento, obbligatoria per regolamento, guanti di riserva e io ho anche una bottiglietta d'acqua perché non mi dà un po' fastidio qua, allora io me la tengo dietro, i miei compagni me la passeranno poi. E i ramponi sotto. Adesso inizia a salire un po' l'adrenalina, poi quando parti ci si sfoga subito. Vediamo aggressione. Vediamo aggressione. We feel a little nervous, but we are three friends, so it will be okay. We are looking forward to race. Emozione tantissima, speriamo solo di vedere il traguardo e di divertirci. Se guardate dietro questo fiume di gente è emozionante, 1200 persone è solo l'evento che parla. L'adrenalina è mille ormai perché ci hanno fatto ritardare di un quarto d'ora la partenza, però come sempre qua siamo contenti e agitati a livello positivo perché qua è una bellissima gara. A dopo, ciao! 3, 2, 1... In Italia!